fascino dell'esplorazione spaziale conquista i fumetti. Non è la prima volta, ma non era mai accaduto in maniera così massiccia. Sono le pagine di Ratman, Nathan Never e Topolino ad ospitare astronauti e missioni mozzafiato, protagonisti la Luna e la stazione spaziale, ma non si escludono future avventure su Marte. Gli episodi spaziali sono stati presentati a Lucca Comics, la storica e amatissima fiera del fumetto, e sono ora disponibili in vendita per tutti gli appassionati. Ma cosa raccontano queste storie a fumetti? Lo abbiamo chiesto a Fabrizio Zucchini, responsabile della comunicazione degli astronauti presso l'Agenzia Spaziale Italiana, che ne ha promosso la pubblicazione. Abbiamo fatto con Feltrinelli e Le Ortolani la seconda avventura di Ratman dedicata allo spazio. Stavolta è dedicata alla Luna, e quindi praticamente c'è un imprenditore che si chiama Musk, come maschera, e che porta sulla Luna Fortunato, che sarebbe Luca Parmitano, e quindi hanno questa avventura sulla Luna, una base lunare che verrà costruita nel 2069. Quindi loro si trovano avanti nel tempo in questa base lunare che è stata costruita nel 2069, e quindi appunto Luca è il comandante di questa missione e ha varie disavventure con Ratman. Luna 2069, firmato dal papà di Ratman, Leo Ortolani, arriva a 2 anni da C'è spazio per tutti, l'avventura che aveva come protagonista Paolo Nespoli, che in questo nuovo numero compare come cameo. Non mancano i richiami didattici alla storia dello spazio. Sergio Bonelli, editore, ha mandato invece in stampa un appassionante viaggio nel tempo di Nathan Never, anche questa volta coprotagonista è Luca Parmitano. C'è proprio un'avventura di Nathan Never che coinvolge la stazione spaziale e Luca Parmitano. Quindi cosa succede? Nathan Never deve sperimentare una nuova nave spaziale che va a velocità di curvatura. Nel momento che sta sperimentando questa nave appare una stringa di energia che li catapulta indietro nel passato. Indietro nel passato si trovano a faccia con la stazione spaziale, e quindi Parmitano che sta facendo la sua missione, quindi sta facendo una serie di sperimentazioni, e grazie a 2 esperimenti diciamo a matrice anche italiana come AMS e Altea, e lui riesce a individuare dove questa stringa di energia sarebbe ricomparsa, e quindi loro riescono a ripercorrere la stringa di energia al contrario e tornare nel futuro. Infine, lo spazio fa la sua comparsa anche sul settimanale a fumetti più amato da grandi e piccini, Topolino. Sono 3 le storie che sulle pagine Panini vedono protagonista Robby Vick, ispirato all'astronauta Roberto Vittori. La prima è già andata in edicola con il numero 3332. Le prossime puntate arrivano nel 2020, a partire da gennaio. Quello della divulgazione su canali pop è un tema delicato. Un conto è la scienza, altra cosa è la fantascienza. Se è giusto che l'artista o il disegnatore abbiano campo libero, è importante che non ci siano inesattezze o addirittura strafalcioni, anche e soprattutto quando si parla di fumetti destinati al grande pubblico. Per questo, la revisione ultima dei testi è affidata all'Agenzia Spaziale Italiana.